I 90 minuti dell'Azzurri d'Italia cancellano tutta l'amarezza dell'Albino Leffe, il rigore solare negato a Rigamonti, l'espulsione di Cellini, i bergamaschi. Battono il Brescia 2-1 e si qualificano alla finale dei play-off grazie al miglior piazzamento di classifica al termine della stagione regolare. Una vittoria di cuore e di fortuna. Il cuore è quello messo in campo nella prima parte di gara. Un primo tempo giocato meglio del Brescia, superiore sul piano delle energie nervose e anche sul piano del gioco l'Albino Leffe. Madonna, fa fronte all'assenza dello squalificato Cellini inserendo l'esperto Bonazzi ed è proprio quest'ultimo in avvio a mettere alla prova le qualità di Viviano. Il Brescia non è sciolto come nella gara d'andata, la supremazia dei padroni di casa non è netta ma percepibile. Al 15° Carobbio va a battere una punizione al limite dell'area, la conclusione è potente, la barriera si apre, il pallone termina la sua corsa alle spalle del portiere del Brescia. È il gol che sposta l'inerzia dalla parte dell'Albino Leffe, forte del vantaggio data dalla posizione di classifica al termine delle 42 partite stagionali tra le fila degli ospiti. L'unico ad abbozzare una reazione è Taddei al 25°, controlla al limite dell'area e calcia col mancino in diagonale. Marchetti si allunga e para. De Zerbi e Caracciolo scalpitano in panchina, mentre ancora Taddei è il 36°, va al tiro col piede preferito, costringendo il portiere alla deviazione in tuffo. Il Brescia non produce altro se non pericoli per se stesso, come quando Viviano è protagonista di un'uscita quantomeno avventata su Madonna, ma si salva grazie a un Ruopolo che a centro area e a porta vuota non sa approfittarne. L'Albino Leffe è decisamente più pericoloso e al 40° raddoppia anche grazie a un buon carico di fortuna. Peluso mette in mezzo dalla sinistra, il pallone prende un giro stranissimo e quello che doveva essere un cross si trasforma nel più velenoso dei pallonetti. Gol che inizia con C e che, ripensando alla partita d'andata, suona come la riscossione di un credito con la fortuna. Sotto di due reti, in avvio di ripresa, Cosmi cambia, fuori Zoboli e Lima, dentro Mareco e De Zerbi, proprio il fantasista. Pochi minuti dopo va a calciare una punizione sulla tre quarti, la palla taglia l'area, Feces incoglie in controtempo i difensori, ci si avventa e di ginocchio accorcia le distanze, riaccendendo le speranze bresciane. La partita si infiamma, il Brescia sembra un'altra squadra. Stankevičius al 7° avrebbe sui piedi la palla del 2-2, ma sulla sua conclusione Marchetti si esibisce in una fantastica parata ad una mano. Il suo collega Viviano dall'altra parte si esalta sull'uno contro uno con quel Bonazzi che di lì a poco lascerà il campo a favore di Gori. La pressione del Brescia aumenta, Stankevičius mette al centro da destra, Taddei manca l'impatto col pallone, De Zerbi ci prova, Marchetti respinge. Sempre da destra, cross di Zambelli, palla a Zambrella che calcia di un soffio fuori per la disperazione di Cosmi e di tutta Brescia. Poco dopo la mezz'ora, l'uomo del fiume si gioca l'ultimo jolly del mazzo, Caracciolo, ma è l'Albino Leffe ad avere la chance per il 3-1. Viviano para una punizione di Carobbio sulla ribattuta a Ruopolo, calcia e colpisce la parte superiore della traversa. Il finale è tutto degli ospiti, ma il sogno che si chiama Serie A si infrange sulla testa di Conte.